Pasquale Iannetti è un frequentatore di montagna da tantissimi anni, presidente dell'associazione Tecnoalp e alpinista. Sta a segnalare un problema che si sta verificando da qualche tempo, soprattutto a chi frequenta le montagne: episodi di vandalismo, danneggiamento di auto e furti veri e propri nelle auto di chi le lascia incustodite per andare in montagna. Che cosa si può fare? Beh, è un problema molto serio perché ci troviamo di fronte a un fenomeno che da circa un paio di anni si è presentato su tutto il settore montano del Gran Sasso, dei Monti della Laga, dei Monti Gemelli e dei Monti Sibillini, quindi è piuttosto vasto, anzi ci sono anche segnalazioni dalla parte del Reatino. Si vede che c'è un sistema, no, collaudato di queste persone che si muovono il sabato e la domenica per appunto commettere questi furti e questi atti vandalici, perché qui si parla di rottura di vetri, rottura, taglio delle gomme, cioè è proprio vandalismo allo stato puro. Quindi ci stiamo attivando per una conferenza di servizi che stiamo chiedendo, e lì dovranno uscire praticamente le soluzioni. Tutte le forze dell'ordine siano più attente, siano più puntuali, perché in effetti i fenomeni si verificano il sabato e la domenica, la mattina, in certi orari. Nell'area di Ripe, di Civitella soprattutto, ci sono dei segnali certi, sono state individuate le persone, quindi si tratta di agire materialmente e prenderli, coglierli sul fatto. E più ovviamente ai sindaci chiediamo un posizionamento di più telecamere in questi punti sensibili, nevralgici. E anche suggerito anche dalle guardie ecologiche delle fototrappole che consentono velocemente l'immediato controllo del territorio.